Ragazzi, buonasera, bentornati sul mio canale, ma è un video che avevo già non fatto. Sì, perché oggi parleremo di una cosa strana. Tempo fa ho comprato una cassa Bluetooth durante il Black Friday, perché quando si sono rotte le casse del mio MacBook, volevo, anziché montare le casse nuove del MacBook, volevo prendere una cassa Bluetooth da portarmi in giro, poterla far funzionare col cellulare, poterla far funzionare con il computer, poterla far funzionare un po' con tutto quanto. Ho comprato durante il Black Friday una VTIN .HK della marca, quindi l'avevo trovata in offerta intorno ai 23 euro, costava 34, 33, 34, ho detto beh, è in offerta, prendiamola. E anche paraschizzi, quindi c'è una piccola protezione agli schizzi, alle intemperie, perché no? Quando è arrivata ho fatto una recensione non molto simpatica, perché in effetti l'ho dovuta rendere per l'inutilizzabilità della cassa. Praticamente quando si sentiva la musica sembrava che tu avessi acceso la cassa e l'avessi messa sotto la maglia, si sentiva quel suono ottufato, cupo, che mancava di alti, mancava di medio alti, non era bella fruibile la musica. E quindi ho dato per scontato che la cassa avesse qualcosa che non andasse, o quel modello o quella particolare cassa che magari mi era arrivata difettosa, non so. E ho fatto il reso e ho mandato una recensione. Tra l'altro ho messo 2 stelle anziché una, però è risultata su Amazon la recensione più critica su 2186 recensioni. E chi se l'aspettava? Quindi questa ditta cinese poi mi ha contattato via email e mi ha detto: guardi, ci dispiace averle inviato un qualcosa che non è andato per il suo gradimento, le invieremo a titolo completamente gratuito un altro nostro prodotto. Il prodotto vecchio potete tranquillamente tenerlo senza doverlo rispedire. Io gli ho risposto: guardi, che io ve l'ho già rispedito più di 10 giorni fa, quindi vi arriverà a casa perché non mi sono tenuto niente. Comunque, se me lo volete mandare, io vi ringrazio, lo proverò, lo testerò e farò una recensione. Nel frattempo, però, ovviamente, io sono come San Tommaso, non ci credo se non ci metto il naso. Sono andato in giro un po' a controllare queste famose benedette casse Bluetooth. Ho visto che bene o male il livello era tutto là intorno, cioè quasi tutte al 99% hanno questo suono un po' cupo, quindi forse non era neanche tanto colpa di quell'esemplare o di quella marca. È che queste casse sono un pochettino tutte così, un pochettino tutte cupe. Comunque, quando mi è arrivato questo pacco, l'ho aperto e l'ho testato, a parte che mi hanno mandato un modello diverso, infatti se voi ci fate caso, questo ha delle rifiniture in metallo che sono un pochettino più carine, ma non cambia niente, il prezzo di questo qua su Amazon varia di 1 euro o 2 euro in più rispetto a quello tutto nero in gomma. Questo è tutto rivestito in gomma antiurto, ha i 4 tasti accensione più stop, attacca la telefonata o risponde alla telefonata, e meno, cioè sarebbe i tasti volume o i tasti per cambiare traccia audio. Ha ovviamente le porticine laterali per l'uscita AUX o per le cuffie o per l'uscita AUX se vogliamo collegare un AUX per uno stereo o qualche cosa in macchina o a casa, quello che sia, e la micro USB per la ricarica. Perché questa volta sto facendo la recensione? Per 2 motivi. Il primo è che questo si sente leggermente meglio. Ora non so se è perché ho dimenticato la qualità del primo, ma questo mi sembra leggermente più pulito, leggermente.
Oppure questo magari va bene e quel modello, quel particolare altoparlante era un pochettino difettato. Questa volta non mi sento di bocciare il prodotto, non per la sua qualità audio. Attenzione, sì, è vero, stiamo parlando sempre di 30-35 euro, che però al giorno d'oggi non sono neanche bruscolini perché i prezzi si sono molto, molto, molto abbassati. Ma non è la qualità audio che voglio premiare, bensì lo standard audio, cioè mi sono reso conto che tutte le casse Bluetooth cinesi di basso costo, low cost, hanno questo problema di mancanza di limpidezza nell'audio, quindi non posso bocciare questo per l'audio cupo, anzi lo devo promuovere per la manifattura, per il fatto che abbia due altoparlanti a destra e due a sinistra, quindi l'audio esce da quattro altoparlanti da una potenza di ben 20 watt con una batteria da 4200 mAh che vi dà la bellezza di 500 brani da ascoltare, sono 20-25 ore di autonomia, non sono poche, 8 ore per ricaricarlo. In dotazione vi danno, ve l'ho detto, il cavetto AUX, il cavetto per la ricarica, e altro non c'è da dire se non che c'è questo gancettino qua attaccato però ad un improbabile gommino che non vorrei che poi si va a staccare, però comunque c'è, e quindi si può attaccare ad uno zaino, alla cinta del pantalone, a un passante, a qualsiasi cosa voi vogliate. Quindi vi ripeto, non lo sto promuovendo per la sua qualità come altoparlante, lo sto promuovendo come sua qualità tra i cinesi. Questo ha qualcosa in più, ha una rotondità di audio a 360 gradi grazie ai quattro altoparlanti, è resistente agli spruzzi, ha una grande autonomia, non costa molto, è anche bello da vedersi. Queste due grate qua davanti sono di metallo, bucherellato ovviamente perché esce la musica, è tutto rivestito in gomma con queste rifiniture in simil alluminio. Poi non so se effettivamente sia alluminio o plastica perché è difficile a capirlo così. Avete capito? Se volete un cinesotto, questo non va male. Se volete un audio pulito, dovete spendere molto, molto, molto di più. Partiamo da un minimo di 70-80 euro a salire per una cassa Bluetooth con un suono un pochettino più limpido, senza andare a disturbare i marchi super blasonati. Rimaniamo nell'ambito medio-basso, 70-80 euro ci vogliono. Quindi io ringrazio l'azienda che me l'ha rispedito completamente gratis. Ho recensito in maniera non positiva, diciamo più equilibrata per quanto riguarda il suo livello, la sua fascia, e quindi andiamo a rivalutare più che altro a livello di fascia, e mi vedo costretto a dover modificare un pochettino la recensione su Amazon, tenendo sempre sottolineato il fatto che la qualità audio non è eccelsa, ma che tra la fascia cinesi 0 30-40 euro è un prodotto di fascia alta. Per questa sera è tutto, non vi faccio vedere cosa c'ho qua perché il video che ho fatto ieri, che vi ho fatto vedere la mia postazione tutta risistemata, perché l'ho rismontata pezzo per pezzo, alla fine del video trovo un'offerta, ebbene sì, ho comprato una nuova doppia scrivania, 1,50 m più 1,50 m con cassettiere e tutto. E quindi il layout della mia postazione cambierà ulteriormente a breve in questi giorni, e quindi faremo un video per l'upgrade. Beh, per ora vi lascio, vi ricordo, qualora non l'abbiate ancora fatto, ma perché non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, ancora completamente gratuito, lasciare un bel like se vi piacciono questi video, perché vi spiego in maniera molto maccheronica, proprio aglio, olio e peperoncino, le cose senza andare in inutili tecnicismi, che è pieno il mondo di queste cose tecniche. A noi ci piace capirci a parole povere. Daniele, come va sta cassa? Si sente bene? Si sente male? A voi ve ne frega niente dei decibel, perché a voi volete sapere se si sente bene, se vale la pena spendere 30 euro per sta cassa? Sì, a regà.
vale la pena spendere 30 euro per questa cassa, perché tanto a suo livello di prezzo non c'è niente di superiore. Quindi tanto vale prendere questa che ci avete 20 watt di potenza. Ecco, questo è un dato tecnico assolutamente importante. Ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi, condividete il mio video sui vostri social e ci rivediamo molto molto presto. Ciao!